Eccoci qua, buonasera, benvenuti o bentornati come sempre a un nuovo episodio del Punto di Vista. È venerdì, quindi c'è quel format che a noi ultimamente piace tanto, è il venerdì alieno in qualche modo, dove andiamo a trattare tutti gli argomenti che si affacciano dall'ufologia, le abduction e tutto quello che riguarda un po' il problema alienologico, così come piace chiamarlo a me in qualche modo. Sopra me ci sono due ragazzacci che ormai conoscete da un po', uno è Marco Radius che è una colonna importante di questo canale, quindi ciao Marco, benvenuto, come stai? Ciao, grazie, è sempre un piacere essere qui. Ottimo. Mentre alla sua destra c'è un'altra compagna di viaggio che ultimamente la vedete spesso il venerdì sera qui da noi ed è Susi del canale My Little Crocodile. Ciao Susi, come stai? Bene, ciao, come va? Alla grande, alla grande, alla grande perché stasera tra l'altro abbiamo un ospite d'eccezione, un ospite che magari molti di voi conosceranno in quanto è stato in un certo senso, come posso dire, il protagonista di una storia molto particolare, ma non solo, poi dopo nel futuro ha fatto anche diverse cose interessanti, tipo per esempio scrivere dei libri come Liguria Misteriosa, Ghost Watchers e fare anche altre cose che magari a breve ci racconterà. E il suo nome è Valerio Lonzi. Ciao Valerio, benvenuto, come stai? Come stai? Ciao A tutti, sto bene, sì. Ottimo, iniziamo subito con questo, diciamo, questa piccola sintesi, no? Perché Valerio è stato uno, in un certo senso, dei contattati che negli anni 82, se non erro, durante una notte ebbe un certo tipo di contatto appunto con delle entità, se vogliamo chiamarle in questo modo. C'è tutta una storia ben precisa che magari adesso lui ci farà un riassunto, perché comunque è stato molto studiato come caso in quegli anni. E da persone anche molto vicine alla ricerca italiana, ufologica e non. Quindi andrei direttamente a chiedere a Valerio se vuole farci una piccola sintesi di ciò che è stato nell'82. Prego, Valerio. Allora, eravamo scout e ci trovavamo a Reppia, nel comune di Ne. La località precisa mi pare si chiamasse Passo della Biscia. Credo che prendesse il nome dal fatto che c'erano parecchie vipere e bisce in quella zona. Eravamo per appunto campeggio scout. Una sera, finito il fuoco da campo, dove riuniva i maschietti, le femminucce, i capi, insomma tutta la comunità scoutistica, come di consueto si andava a dormire, no? In tenda, c'era il canto del San Giorgio che dava la buonanotte a tutti, e poi dalla tenda non si poteva più uscire. Detto questo, qualcheduno aveva, non so, i suoi primi amori, no? C'era la ragazzina, e quindi si era progettato in maniera un po' piratesca di uscire comunque di straforo, eludendo la sorveglianza dei capi, per andare nella tenda delle ragazze, cosa che poi de facto non è successa, per quello che è successo a me. E ha rovinato un po' il campeggio a tutti, se vogliamo. Però, detto questo, io soffrivo anche da asma allergica, quindi ecco il perché i miei genitori decisero di mandarmi agli scout e dissero: vabbè, l'aria buona, le passeggiate, insomma, probabilmente magari gli gioverà la salute. In effetti così è stato fino a quella sera. Quella sera avevamo appuntamento a mezzanotte per andare a fare i furbetti nelle tende delle ragazze, ma io, e credo anche gli altri a sto punto, non ci arrivavamo mai, perché alle 11 e un quarto circa mi venne l'asma, che non mi veniva più da anni, cioè da quando io mi ero iscritto negli scout, l'asma mi aveva lasciato in pace. Invece quella sera mi ritornò. Allora, essendo sprovvisto dell'inalatore, perché per l'appunto da anni non ne facevo più uso, decido di uscire dalla tenda per prendere una boccata d'aria e per fare la pipì. Esco dalla tenda e vedo dietro la nostra tenda, ma tipo una decina di metri di distanza, un ragazzo, uno dei nostri ragazzi, che avrebbe dovuto essere altrove, perché la sua tenda, la tenda della sua squadriglia, della sua pattuglia, si trovava a 2 gradoni in giù, premesso che il campeggio era fatto a fascine, le tipiche fascine, diciamo, liguri, no? E ogni gradone era dedicato a una squadriglia, quindi aveva la tenda, il fuoco da campo, le pentole, la corda da stendere, insomma, aveva il suo microcosmo ogni gradino. E lui si trovava a 2 gradini più in su rispetto alla sua tenda, era dietro la nostra. La cosa curiosa era che aveva la testa reclinata e teneva
in una mano l'accetta, quella che si usa per spaccare la legna, non era, diciamo, un'accetta da guerra, era le comuni accette da boscaiolo, quelle portatili da fianco, e nell'altra mano aveva la torcia spenta. Le mani erano lungo i fianchi, per cui, diciamo, reggeva questi due oggetti, ma non li stava adoperando, non era in procinto di fare niente, sembrava lì imbambolato a guardare chissà cosa, mi dava la schiena, non si muoveva. E allora, quello che vi sto per raccontare accadde in una manciata di secondi, quindi ci vuole più a raccontarlo che a immaginarsi l'epilogo in tempo reale. E io mi chiedo cosa starà guardando, sarà preoccupato perché ha un'accetta in mano, a quest'ora non ha motivo di avere un'accetta in mano e soprattutto di tenere la luce spenta come se si volesse nascondere da qualcuno. Poi cerco di capire che cosa poteva guardare e siccome lui mi dava la schiena ma guardava verso l'ingresso del bosco, ho visto tre luci in lontananza. Allora, il primo pensiero è stato: all'accetta in mano ha spento la torcia perché ci sono tre intrusi. Può essere, perché comunque il limitare del bosco, poi c'era la strada che proseguiva, andava oltre, e quindi ho detto magari qualche straniero si è infilato nel bosco, venendo magari attratto dal fuoco di campo, dal nostro fuoco di campo, e ho pensato magari qualche malintenzionato. E intanto le luci si avvicinano. Arrivate a una distanza di un paio di metri dal mio amico, le luci si dispongono in fila indiana e viaggiavano a circa un metro da terra. E a quel punto mi accorsi che non erano diciamo, le luci delle torce di qualcuno, non c'era nessuno che reggeva in mano queste luci. Erano tre sfere che avevano la consistenza di una pala da bowling, tipo, oppure di quelle sfere di vetro che si trovano nei giardini delle ville, che sono praticamente molto lisce e semplici. Poi dentro hanno la lampadina e emanavano una luce proprio bianca al centro, intensissima. Poi subito dopo gialla e diciamo, i bordi periferici interni erano verdognoli. La cosa curiosa è che incominciò a preoccuparmi, oltre al fatto che mio amico non si muoveva, continuava passivo a rimanere immobile, era che queste luci sì, erano, queste sfere erano luminose, ma non facevano luce per terra. Non ne facevano, non illuminavano niente. Allora ho detto, boh, cioè, capendo che erano comunque degli oggetti e andando per esclusione, per le prime due cose che mi sono venute in mente, proprio perché le ho viste, anzi tre cose, fulmine globulare non lo poteva essere, erano tre, quindi è già rarissimo vederlo. Io una volta ebbi la fortuna di vedere un fulmine globulare e si comporta in modo del tutto diverso e poi comunque tre, uno di fila all'altro, è impossibile. Fuochi fatui, assolutamente impossibile, sono delle fiammelle, sì, dello stesso colore giallo-verdognole, però delle fiammelle. Uno stormo di lucciole agglomerato per una qualche ragione di gruppo? No, perché non erano lucciole. E di conseguenza, eliminando questi tre, tenendo conto che poi il materiale a me sembrava vetro smerigliato, ne ho dedotto che doveva essere per forza un ordigno elettronico, meccanico, telecomandato, qualcosa di questo tipo. Noi oggi comunemente probabilmente li chiameremo droni, però all'epoca la parola drone credo che non fosse neanche stata coniata. E queste tre sfere, mettendosi in fila indiana, incominciano a fare un giro in senso orario intorno al bacino del mio amico. Ne fanno un secondo, al terzo si staccano, quindi si dispongono di nuovo in fila indiana dalla sua schiena e vengono verso di me. Al che io accendo la torcia per capire meglio che cosa stava per succedere, perché, ripeto, non c'era nessuno che le sorreggeva. Però accendendo la torcia, io avevo un faro da teatro grosso, una cosa enorme, che era scomodissima tra l'altro da portare in giro. Accendendo la torcia e puntando il mio fascio di luce verso questi tre oggetti, gli stessi si affievolirono di intensità luminosa fino a spegnersi, però spegnendosi scomparvero. Appena scomparvero, il mio amico ebbe un sussulto, come se si fosse svegliato da un torpore, da una situazione catatonica, non lo so, cioè, come se si fosse addormentato in piedi. Ebbe un sussulto, tirò sulla testa, si voltò, mi vide e mi dice: "Le hai viste?" Le ho detto: "Se alludi a quei tre oggetti luminosi, sì, l'ho visti. E secondo te che cos'erano?" E lui mi diceva: "Ma non lo so, cioè se si aggiravano nei boschi già da un po'." E gli dico: "Ma da quanto sei qui?" E dice: "Da un po', però forse adesso è meglio ritornare al fuoco da campo perché sennò poi i capi ci scoprono." Ho detto: "Guarda che il fuoco da campo è già finito da un pezzo. Sono le 11 e un quarto, tu da che ora sei qui?" "Ma io veramente sono le 10 e 10, 10 e 10, 10 e un quarto." Quindi evidentemente lui era
secondo la sua versione, è rimasto lì per un'ora. E gli dico, guarda, ti faccio vedere l'ora. Guardando l'ora, era mezzanotte un paio di minuti. Quindi anch'io avevo perso. E poi tempo dopo, anni dopo, scoprì che questo fenomeno si chiama missing time. Ho perso tipo un 45-47 minuti, lui evidentemente molti di più. Però io ero come posso dire, in stato di veglia, lui invece non si è accorto del fatto che le luci sono arrivate, le hanno girato intorno e quindi sembrerebbe che fosse rimasto lì imbambolato un'ora. Decidevo comunque di non dire niente per un semplice motivo. A parte il fatto che non avevamo capito assolutamente cosa avevamo visto, ma ci rendevamo conto che era una cosa strana, che non era una cosa di tutti i giorni, quindi facilmente spiegabile. Il giorno dopo sarebbe stata la visita dei parenti. Quindi papà, mamma, sorelle, cugini, amici sarebbero arrivati lì a trovarci, perché era passata la settimana esatta, e sarebbe stato opportuno che questa cosa non saltasse fuori. Quindi io mantenevo la promessa, lui presumo anche, però evidentemente qualcheduno no, perché l'indomani era sulla bocca di tutti, tutti lo sapevano, a me e mio amico ci guardavano come se fossimo radioattivi, e poi tempo dopo, anni dopo, scoprì che nel gradone subito sotto c'era un'altra pattuglia, quindi un altro gruppo, no, del nostro gruppo scout, che aveva visto tutta la scena. E si erano spaventati a morte, e però evidentemente qualcuno di loro poi l'ha raccontato a qualcun altro e via dicendo. E così tutto il campo lo sapeva. Diciamo che quindi le avventure sentimentali notturne si sono concluse con un nulla di fatto, le sfere non si sono più fatte vedere e sembrava che il campo poi continuasse sempre in tensione, sempre con la cosa che dalla tenda non usciva più nessuno di notte, ma apparentemente non successe più nulla. Quindi il campo arrivò al termine, io arrivai a casa dopo 15 giorni come tutti, sporco lercio, perché la doccia non la potevi fare, era tanto che riuscivi a lavarti le pentole, le mani e la faccia. Quindi arrivai a casa, prima cosa che fai, ti posi lo zaino, ti spogli, ti fili nella vasca o nella doccia, no? Anche mia madre entra e mi vede, tre segni sulla schiena, molto rossi, molto molto rossi, come se fossero tre frustate. Però io non me ne sono accorto di niente. Lei invece li ha visti e quindi si è subito allarmata. Avendo 14 anni, mi dice, ma sei caduto? Ti hanno pestato? Ti sei azzuffato con qualcuno? Hai avuto un incidente? Nulla di tutto questo, quindi io non seppi spiegare l'origine, la presenza di queste tre cicatrici sulla schiena che ho tuttora. E allora mia madre decise di portarmi a fare delle visite per vedere se fosse qualche altra cosa, non lo so, non nemmeno lei riusciva a capire, però vedevo che mi guardavano strani, sia mio padre che mia madre, che come, cioè io anche se avevo 14 anni intuivo che c'era qualche cosa che non mi volevano dire. Comunque mi portarono dal medico di famiglia per fare la visita e non se lo seppe spiegare, il quale consigliò di fare una visita specialistica. Consultammo diversi medici, i quali sostennero unanimemente che i segni sulla schiena, a loro avviso, seppur assurdo, erano, perché sembravano a tutti gli effetti, diciamo, delle cicatrici ricucite, cioè provocate con taglio laser e poi ricucite con punti di sutura però altrettanto sofisticati. Però mi hanno detto è impossibile perché ci risulterebbe se fosse stata operata la schiena, quindi a noi sembra quello. Potrebbe essere una depressione cutanea, isterica, spontanea, ma viene una, non tre, una dietro l'altra. Oltretutto due uguali e una che è un terzo delle due, perché proprio hanno preso le misure, quindi hanno detto c'è una conformazione del genere, è impossibile. Poi scoprì anche, quello però a mia madre e a mio padre non glielo feci vedere, il tipico, dico tipico perché poi negli anni a seguire da adulto scoprì che era, diciamo, abbastanza usuale anche quello, il tipico scucchiaiamento di epidermide sulla gamba sinistra, sulla tibia. E poi, diciamo, accostandomi all'ufologia, più che altro per sapere la fenomenologia, cosa mi era successo, eccetera, scoprì che erano, a parte le cicatrici sulla schiena che sono abbastanza rare, lo scucchiaiamento su braccia, avambracci, gambe, cosce, addirittura caviglie, piedi, i polsi, i palmi delle mani, non erano poi così rari, erano abbastanza comuni. Quindi diciamo che la mia esperienza da conscio, quella che ho sempre confermato pur non potendo dare spiegazioni, è questa. Poi passarono anni dove decisi di farmi gli affaracci miei, perché avevo una ragazzina a cui ho raccontato la cosa ed è scappata a gambe levate, e allora ho pensato che forse non è molto conveniente raccontare certe cose, perché alla fine ci rimettevo, quindi ho detto vale, stavo zitto e non raccontiamo più niente. Poi conobbi una ragazza kung fu
che si era impallinata di me, chissà cosa aveva visto, questo non lo so, e quindi cominciò a dire a sua madre: di riconoscerlo, perché è particolare, poi sembra un bambino, sembra che abbia un anno più o due più di me, invece ne ha 21. Vabbè, in buona sostanza mi presentò sua madre e rimanemmo tutta la notte a parlare, e gli raccontai anche questa cosa. Era giornalista, era ex giornalista da poco, e quindi disse: vabbè, se vuoi magari trovare delle risposte, possiamo dare, diciamo, risonanza al tuo caso, parlo con i giornalisti, ti facciamo fare un pezzo, vediamo se qualche centro ufologico, diciamo, ti avvicina e ti dà delle risposte. E in effetti così è stato. Mi avvicinò al Centro Ufologico Nazionale nella veste del professor Corrado Malanga, e disse, io gli raccontai la storia, no? E lui disse: guarda, sottoparlò questo, cioè quello che mi ha raccontato, questa storia, questo presunto caso, su in sezione, e poi vediamo se è il caso di approfondire. Avrei già un'idea, saresti disposto, eventualmente, se accettassimo di seguirlo, a sottoporti a ipnosi regressiva? E gli dissi: boh, ditemi che cos'è, e poi vi dico se sì o no. Gli spiegarono cos'era la tecnica, e dice: va bene, ok, non vedo nessun problema. Mi spiegarono anche che non era proprio automatico il fatto che magari uno poteva andare in ipnosi, poteva anche essere che ero refrattario, quindi era un tentativo. Ho detto: proviamo. Dopo meno di un mese mi ricontattò, ritornò giù e disse: sì, lo vogliamo proprio seguire il caso, quindi prendiamo contatti con l'unico medico ipnologo che è, diciamo, tra virgolette, esperto dell'ufologia in ambito di ipnosi regressiva, che è il dottor Mauro Moretti, perché aveva seguito l'ipnosi di Zanfretta. E mi dissero: guarda, faremo come con Zanfretta, due, tre, massimo quattro sedute, e tiriamo fuori tutto quello che eventualmente c'è da tirare fuori. Provammo, prima volta niente, non mi addormentai neanche. La seconda, credo che mi addormentai, ma dormii. La terza pure. La predice disse: guarda, il refrattario non si riesce a portarlo in quello stato tale da potergli fare domande e ottenere risposte, sebbene stesse dormendo, quindi ipnotizzato. E Malanga disse: proviamo un'ultima volta, se va bene, bene, se no faccio pian piano lì. E con la quarta volta incominciai a dire cose. Il fatto è che quando mi svegliavo dalle sedute di ipnosi regressiva, io non ricordavo un accidente. Di conseguenza, che tra l'altro l'avevo chiesto io, non fatemi ricordare perché non voglio inquinare poi la seduta successiva. Però è anche chiaro che non mi sarei mai aspettato che le sedute di ipnosi regressiva fossero durate qualcosa come 2 anni e mezzo. Se avessi saputo, probabilmente direi: beh, un tantinello eccessivo. Però poi, quando ti trovi dentro determinati meccanismi, alla fine sei curioso, no? Di scoprire fin dove c'è da dire cosa, a che punto si arriva, se alla fine avrei trovato qualche risposta, ma invece no, risposte non ne ho trovato. Perché? Perché si sono rifiutati di darmi le audiocassette con tutte le sedute ipnosi regressive finite. Quindi diciamo che a periodo finito, dopo 2 anni e mezzo, sia il giornalista sia Corrado Malanga, che erano lì, il giornalista tra l'altro doveva tutelare, diciamo, la mia immagine per quanto riguarda quello che dicevo, perché in quel momento, essendo stato alterato di coscienza, parli, ti fanno delle domande, dai delle risposte, e che ne so io di cosa mi fanno fare. Io, per esempio, ho saputo che in una seduta mi hanno fatto alzare, mettere su una gamba sola, e mentre mi facevano le domande mi trafiggevano con un ago di una siringa al palmo della mano, qua, cioè qua, in questa zona qui. Non so, aspetta, in questa zona qua. E comunque, io diciamo che mi sono arrabbiato abbastanza, però ho detto: vabbè, arriviamo fino in fondo. Quando poi le ipnosi sono finite, questo accadeva 4/5 del periodo. Ci sono state altre 4-5 sedute. Ho detto: quando poi arriviamo in fondo, le audiocassette le voglio, perché ho capito che io vi ho detto che non voglio ricordare per non inquinare la seduta successiva, però quando si arriva in fondo vorrei sapere che cosa ho detto, perché non si sa mai. Loro dicevano: ma per la tua sicurezza è bene che tu non sai. E io insistevo, le volevo, le volevo, le volevo. Siamo arrivati nel 2022, che ancora io non so che cosa ho detto. Quello che ho detto l'ho scoperto leggendolo sul libro, quello di Malanga, e io mi sono dovuto pagare le perizie psichiatriche per dimostrare che non ero fuori di testa.
Ecco, questo è il perché sono uscito poi. Questo è uno dei motivi per cui sono uscito dal circuito ufologico. Allora, se volete fare delle domande. Allora, adesso chiudo un attimo il microfono. Qualsiasi cosa tu voglia dire, basta che fai così che io te lo apro, perché sennò poi rimbalza la voce e non ci comprendiamo. Va bene, Valerio? Ok. Allora, io personalmente ero curiosissimo di averti qua perché sapevo che sarebbe stata una chiacchierata alquanto interessante, perché sentir parlare, diciamo, di questo caso dalle persone che ne hanno sì avuto una parte diretta, ma probabilmente non erano i diretti interessati come lo sei te, è un conto. Avere a che fare direttamente con te è tutto un altro e questa sera ce lo stai dimostrando in qualche modo. Quindi io intanto ti ringrazio per essere qui con noi e per dare la tua esposizione così apertamente a questo canale, di regalarla a noi in qualche modo. Quindi ancora grazie. E poi io andrei direttamente per onore in un certo senso anche di cavalleria da Susi. Perché l'ho vista anche bene, insomma, con la mimica facciale più volte, no? Intervenire, quindi vorrei sentire intanto cosa ha da dire e se vuole subito fare una domanda, un'interazione con Valerio. Prego, Susi. Allora, sì, io non riesco, ragazzi, a trattenere le facce. Abbiate pazienza, vi chiedo veramente scusa, però sentire una persona che comunque già l'esperienza di per sé è una roba che non è socialmente accettabile, non è accettabile su una marea di frangenti, sia umani, legali, cioè stiamo parlando di sequestro di persona, abusi medici senza consenso, eccetera, eccetera, ma non voglio dilungarmi. In più, poi sentirsi dire che un professionista che si è reso disponibile a darti il suo aiuto ha un comportamento di questo genere, a me personalmente. Vabbè, niente, volevo chiedere a Valerio perché nella storia della ricerca sui rapimenti alieni. Noi sappiamo che i rapimenti avvengono su linea di sangue, quindi di generazione in generazione. Volevo chiedere proprio direttamente a lui se nella sua famiglia ci sono stati degli episodi di questo tipo e se lui ne ha memoria anche precedente o antecedente a quell'evento specifico dove probabilmente ha preso piena coscienza un po' del fenomeno, perché si è reso manifesto. E quindi niente, volevo fargli questa domanda. Intanto volevo fare una premessa. Spero di non deludervi, però dovete sapere che in tutti questi anni non è che io non credo al fenomeno, però ho sviluppato una fortissima e diffidenza e scetticismo nei confronti di praticamente quasi tutti i casi, mio compreso in cima alla lista, e adesso vi dico il perché. Perché, tanto per cominciare, l'ipnosi regressiva, questo è bene dirlo, bene che si sappia, non è una scienza, è una tecnica e in quanto tale, intanto è manipolabile, intanto non è perfetta, quindi non genera risultati perfetti. Facciamo un esempio concreto. Se io dico, ma anche voi, chiunque, in ipnosi regressiva, che qualcuno vi domanda, hai visto un alieno? La risposta sarà per tutti sì. Perché? Perché avete letto libri, visto fumetti, cartoni animati, film. Chi non l'ha visto Goldrake? Chi non l'ha visto l'X-File? Chi non l'ha visto Guerre Stellari, Star Trek? Quindi chi è che potrebbe dire no, non ho mai visto un alieno? Perché questo? Perché la mente, quando è in stato alterato di coscienza, quindi quando non è, diciamo, in stato di veglia, ma parla l'inconscio a posto del conscio, non fa, cioè non riesce a distinguere quello che ha immaginato, quello che ha visto in un film, da quello che ha vissuto nella realtà. E di conseguenza la risposta sarà sì. E quindi questo è bene comunque chiarirlo. Poi, vabbè, è chiaro che il mio caso è più complicato, più complesso, perché ci sono i segni sulla gamba, sulla schiena, ho dato delle coordinate geografiche che il Centro Ufologico Nazionale ha potuto verificare e a loro dire, attenzione, perché io non l'ho mai sentito nelle cassette, mi trovo pubblicato su un libro che ho scopato con un'aliena, speriamo che sia stata pure figa a quel punto, che vi devo dire, però affermare certe cose è un po' pesantuccio. Però il problema è che uno le viene a sapere a cose fatte, perché io avevo autorizzato il Centro Ufologico Nazionale a pubblicare l'intero resoconto delle mie sedute, intanto previo averle prima sentite. Poi, se
soltanto per i soci del CUN, che all'epoca erano, mi pare, 840-850, quindi non a scopo di lucro. Invece io mi trovo sulle bancarelle di San Marino, Libro della Rizzoli, Liufo nella mente, Interferenze aliene, il quale sottotitolo si potrebbe anche interpretare come questo è sbarellato, perché c'è un'interferenza, c'è Liufo nella mente, non sono nella realtà, insomma, cioè comunque si presta a più di un'interpretazione. Nonostante il fatto che io avessi anche presentato la perizia psichiatrica dell'antropologia criminale di Genova, fatta dal dottor Lagazzi, per il quale già all'epoca io la pagai 800.000 lire, fate un attimo un confronto di quanti soldi possono essere oggi, adesso c'è una ristampa, chi se ne frega? È lui che comunque ci sta speculando, dimostrando di non essere A, un professionista e B, neanche una persona corretta. Io non avevo fatto tutto questo per specularci, l'avevo fatto per avere delle risposte. Le risposte sì, le ho avute, non però in base alle domande fatte, ma di altre cose che poi eventualmente parleremo, perché comunque sono legate. Mi sono un po' perso. La domanda era. Era se nel corso della tua vita o nella tua storia familiare ci sono altri eventi di questo tipo. Ok, allora, Prego, prego. la mega premessa l'ho fatta. Allora, sì, le cose che io quando avevo 14 anni, proprio fresco fresco di questo episodio del campeggio, pensavo che ci fosse sotto qualcos'altro che mio padre e mia madre non mi dissero, scoprii poi in una cena, una sera, mentre si mangiava, credo un paio d'anni dopo, forse neanche, forse soltanto un annetto dopo, dopo che ci siamo, diciamo, anche interrotti di fare visite, perché intanto non approdavamo a niente, ci sentivamo dire, voi ci state nascondendo il fatto che avete operato il vostro figlio, avete occultato i documenti e ora venite qua a fare i furbi. Allora abbiamo piantato lì, perché è inutile, cioè, quando ti rispondono in questo modo, è inutile fare altre visite. Eh? E mio padre, mia madre non voleva raccontarlo, invece mio padre poi si è sbottonato e mi ha raccontato che una sera, quando mia madre mi aspettava, quando era sicura di essere stato interessante, del qui presente, andarono in campagna a parlare con i parenti per dare la lieta notizia. No? Vabbè, la serata all'andata fu normale, al ritorno i classici rumori della campagna, tipo grilli, rane, insomma, cioè i tipici rumori che si possono sentire in periferia, soprattutto vicino a ruscelli, a boschi, ad acquitrini, si era zittito tutto, non volava una mosca, non c'era un suono. E si sentivano, diciamo, come osservati, come se pur nella, diciamo, nella solitudine del luogo, non fossero soli, al che alzano lo sguardo al cielo e vedono il tipico disco volante piatto con piatto rovesciato sovrapposto e una corona intorno tra un piatto e l'altro che girava, colore stesso delle sfere, quindi bianco, giallo, verde, erano questi colori che avvolgevano questo oggetto. Mio padre mi disse che a un certo punto, ed era enorme, lui lo descriveva come 5 volte la luna piena nel cielo, quindi doveva essere bello grosso. A diciamo, un'altitudine relativamente bassa, lui mi disse: ma secondo me poteva essere a 100 metri di altezza, non di più. E quindi era un bello oggettone. E da un, diciamo, una feritoia di questi oblò, tipo di questi cerchi che giravano intorno a questi due piatti sovrapposti, uscì un raggio che colpì in pieno il ventre di mia madre. Mia madre ovviamente si spaventò, corse via, mio padre le urlò dietro perché probabilmente voleva ancora osservare il fenomeno, però cioè, sua moglie stava scappando, quindi a malincuore ha seguito la moglie e poi vabbè, cioè, il disco mi hanno raccontato che il raggio si è ritirato, è schizzato in aria ed è sparito. E quindi mi hanno raccontato questo. Per quanto riguarda la linea di sangue, c'è da dire che anche questo è un racconto che poi in seguito a questo episodio mi hanno raccontato. Io in realtà non sono primogenito, sono secondogenito perché il primo è nato con delle malformazioni facciali strane. L'hanno descritto come se fosse una specie di felino, però con gli occhi enormi, grandi, scuri. Ed è vissuto meno di 12 ore, praticamente dopo qualche ora, ora non mi ricordo se mi dissero 6 o 10 ore, il bimbo morì. E a mia madre non glielo fecero vedere, e mio padre invece lo vide, e anche la mamma di mia mamma, quindi mia nonna, che fu poi lei che confermò in un'intervista di anni fa, diciamo, che descrisse il bimbo. E la cosa poi strana fu che anni dopo, quando c'è questo bimbo morto, che avrebbe dovuto avere l'età per andare in prima elementare, il comune
chiamò il mio genitore e disse: come mai non avete scritto vostro figlio a scuola? Ma nostro figlio è morto. Ma a noi non ci risulta, perché i documenti di sepoltura a noi non c'è, cioè, il certificato di morte e i documenti di sepoltura noi non li abbiamo. E quindi questo è, diciamo, il primo mistero. Dove sono finiti? Devo dire che io con mia madre non è che ho un bel rapporto, eh? Cioè, tuttora ci siamo persi di vista, non è proprio come se fosse già morta, quindi ci ho litigato, ora non entro nel merito perché non ha niente a che fare con la serata, però comunque non abbiamo mai legato, non c'è mai stato quel feeling, magari, come poteva essere tra me e mio padre. E nonostante questo, persino mia madre confermò questa storia. Quindi, cioè, per dire, se addirittura mia madre, che insomma non ero nelle sue grazie, confermò una cosa del genere, lascio a voi poi dedurre. Questi sono episodi raccontati dai miei genitori. Beh, direi sicuramente una storia toccante, insomma, per quanto, insomma, mi riguarda, toccante molto. Susi, non so se vuoi andare, se vuoi ancora intervenire, prego. Sì, a parte che se non c'erano i documenti di morte, di sepoltura, mi viene quasi da dire, vabbè, che insomma sia stato poi prelevato, portato altrove e sia stata una gabola burocratica di cui un pochino si sono dimenticati. Comunque, possiamo solo fare supposizioni riguardo a questa storia nello specifico. Per quanto riguarda il discorso dell'ipnosi, sono assolutamente d'accordo con Valerio. Infatti, per quanto riguarda me personalmente, i casi che hanno credibilità sono quelli appunto con delle evidenze mediche. Poi l'ipnosi può essere un metodo, perché laddove non si trovano risposte, ragazzi, si prova veramente di tutto. Insomma, però non è sicuramente una prova comprovante, schiacciante. Invece, quando iniziano ad esserci delle particolarità mediche, delle situazioni mediche inspiegabili, lì una ragione per indagare il più possibile sicuramente c'è. Però, ecco, non farei affidamento alle ipnosi al 100%, anzi, diciamo che sono esattamente della sua identica stessa idea. Per cui ecco, io e te poi, Susi, ne abbiamo anche parlato durante una nostra intervista, abbiamo sollevato entrambi, insomma, lo stesso dubbio per quanto riguarda le ipnosi regressive, quantomeno per la, diciamo, l'influenza che può avere l'ipnotizzato dall'ipnotizzatore, ma anche, insomma, da tutta la mente e la memoria che noi abbiamo, appunto, come ha detto prima l'amico Valerio, di tutto quello che è la nostra cultura, in qualche modo. Quindi sicuramente è qualcosa che va presa molto con le pinze. Prego, Marco. Sì, guarda, io chiaramente, vabbè, la storia mi ha colpito tantissimo perché, insomma, poi raccontata direttamente da lui, insomma, è veramente da pelle d'oca. Io ho un paio di domande. Volevo sapere se comunque di tutti questi anni, 2 anni e mezzo che hai avuto queste ipnosi regressive, in cui ti sei sottoposto a queste ipnosi regressive, hai avuto qualche strappo di ricordo, qualsiasi cosa, che possa essere un'immagine o qualcosa, se hai memoria di una qualche entità o se hai memoria di persone in divisa o cose del genere, primo. E poi ti volevo chiedere se poi in seguito hai avuto altre esperienze simili o anche piccole esperienze di missing time o qualcosa del genere. Allora, un'esperienza legata, secondo la classificazione di Hynek, Joseph Allen Hynek, non so se sapete di chi si sta parlando, era uno dei fautori del progetto Blue Book e anche del Majestic 12, ha ideato la classificazione IR, incontri ravvicinati del primo, secondo, terzo, quarto tipo, no? Io ebbi occasione di assistere a un incontro ravvicinato del primo tipo per 22 minuti. Avevo la telecamera in macchina, la macchina fotografica, come un fesso mi sono dimenticato di averla e quindi non ho potuto documentare la cosa, me ne sono accorto quando sono arrivato a casa, era Capodanno, avevo anche bevuto, ammetto, quindi non vedevo l'ora di tornarmene a casa. E notai, non so se siete un po' pratici di Genova, l'Ital Sider, gli altoforni, gli acciaieri, allora, se avete presente, vi ricordate che c'era un cisternone grigio a scacchi rossi. Ok,
Allora, io da dove abitavo all'epoca parcheggiavo la macchina proprio su in località Erzelli, che praticamente salivo il costone fino in cima, lì poi c'erano i container parcheggiati, c'era uno sfacciacarrozze e c'era molto posto per la macchina. La parte negativa è che poi mi dovevo fare non so quanta strada giù in discesa, però vabbè, era discesa, però almeno lì il posto lo trovavo. Quindi arrivato sopra, però poi si godeva di un bel panorama e la zona di Cornigliano con gli altoforni si vedeva bene. Arrivai lì per parcheggiare e vidi un oggetto a forma di diamante. Per essere più specifici, per farvi capire la forma, avete presente i dadi da gioco dei giochi di ruolo? Quindi il dado ha 10 facce, quello che è, diciamo, un rombo tridimensionale. Ecco, fate, immaginatevi un diamante, cioè l'equivalente di un diamante, perché sembrava proprio un diamante, sembrava tipo il cristallo Swarovski, no? Per dire, di quella forma lì. Girare sopra l'altoforno come se avesse delle luci intorno tra una sezione e l'altra, e girava lì lentamente senza fare altro, ma era bello grosso comunque. E io sono rimasto affascinato a guardarlo. Poi era tardi, ero stanco, ho detto: vabbè, basta, ok, l'ho visto per un po', ho guardato che ora erano, quindi 22 minuti che ho avuto l'occasione di guardare una cosa del genere, e mi ero dimenticato di avere macchina fotografica e telecamera nel bagagliaio. Pace. Vabbè. Questa è stata, diciamo, un'esperienza. Poi, la domanda era un po' più complessa. Sì, no, chiedevo anche se da quei 2 anni e mezzo famosi di ipnosi regressiva hai comunque qualche strappo di ricordo, anche un'immagine, un qualche cosa che possa esserti tornata, insomma. Allora, non so se può essere legato al discorso di questo lungo periodo di ipnosi regressiva, diciamo, quindi. Era un sogno ricorrente che facevo e che poi mi dissero che in realtà molti addotti sognavano sogni analoghi. Io sognavo di trovarmi in una casa in campagna con una, diciamo, in camera da letto con una porta vetri, sentivo abbaiare fuori dalla porta vetri dove c'era diciamo, tipo un prato, un giardino, di notte, aprivo la porta vetri. Conscio del fatto che al di là vedevo dei lupi, dei cani lupo ringhiare, abbaiare, però ritti sulle zampe posteriori, come se fossero capaci a camminare sulle zampe. Aprivo questa porta vetri e questi lupi entravano in camera mia e mi portavano via. Questo era un sogno ricorrente che facevo, però ripeto, è un sogno. Quindi, dal momento che non ho potuto ascoltare le famose audiocassette, e vi dirò di più, dal momento che per stessa missione di Malanga c'è stato, si è espresso in percentuale, un 30% di censura nel libro. Quindi c'è un 30% delle mie sedute registrate su quelle fottutissime audiocassette che non è nemmeno stato pubblicato nel libro. Quindi chissà che accidenti avrò detto per non volerlo nemmeno pubblicare. Comunque, questo sogno mi dissero che parecchi addotti facevano un sogno del genere, tipo sognare dei grossi conigli con gli occhi neri, camminare come gli umani, per dire, no? Come gli esseri umani. Ecco, quindi forse magari questo poteva essere collegato. Chiaramente prove non ne ho. Io magari un'altra domanda che avrei da aggiungere è questa. Quando hai fatto quei 2 anni e mezzo di ipnosi, ti hanno mai parlato di sovrastrutture del pensiero, di costruzioni da togliere prima di arrivare a comprendere esattamente la tua esperienza? Non so se te ne hanno mai parlato, se ti hanno mai chiesto che magari avevi delle sovrastrutture di pensiero che chiaramente ingannavano la tua mente e non facevano ricordare quello che realmente era successo. Ti hanno mai avvicinato in questo modo? Sì, ho capito, non mi suonava familiare il termine sovrastrutture, loro li chiamavano barriere. Diciamo, delle barriere, sì, mi hanno detto che 99 su 100, il fatto che inizialmente io ero refrattario all'ipnosi e che poi comunque alcune cose le descrivevo, le enunciavo in chiave allegorica, quindi dovevano essere poi interpretate. Probabilmente era legato a queste sovrastrutture, a questi blocchi che secondo Malanga non erano, cioè erano esogeni, cioè arrivavano dall'esterno. Quindi probabilmente poi questo ha dato adito anche forse a qualche difficoltà nelle sedute iniziali. Poi però sembra che ho preso fiducia con l'ipnologo, ripeto, all'epoca quando diciamo l'ipnosi regressiva, le sedute erano, diciamo, cominciate da poco.
Non avevo, come posso dire, tra virgolette, nessun tipo di conflitto con nessuno. I problemi sono arrivati dopo, circa un anno dopo, per il quale poi io interruppi le sedute per qualche mese, perché ero proprio, permettetemelo, incazzato nero. Poi vabbè, mi hanno riconvinto a riprendere una cosa e l'altra, mi hanno anche assicurato che le cose che mi stavano accadendo, e mi riferisco a pedinamenti e minacce telefoniche, per poi sfociare ad un avvelenamento a San Marino, che se volete poi vi racconto nel dettaglio, erano quelle poi le mie reticenze, nel senso che all'epoca a soldi stavo abbastanza bene, quindi mi chiedevano di fare una perizia, la facevo e ne feci una privata. Mi chiesero poi: no, è meglio che la fai pubblica perché così perlomeno non possono accusarti di averlo occultata se salta fuori qualcosa di strano, e la feci con l'antropologia criminale di Genova, come ho detto, il dottor Lagazzi, e altre cose. Insomma, io mi prestavo perché comunque ero convinto di poter dare un contributo alla ricerca, e intanto nel contempo speravo anche di ottenere delle risposte che mi premeva avere. E invece tutto ciò non è stato, perché poi si sono inseriti da un lato Roberto Pinotti, che lui ha pubblicato 20 libri, poi in realtà 3, poi gli altri 17 sono rimpasto dei primi. Però vabbè, è il presidente del Centro Ufologico Nazionale, quindi guai a toccarlo. Malanga, responsabile del comitato scientifico con cattedra e quasi premio Nobel sulla ricerca del nichel, come poterlo toccare? Generale Marcelletti, passato a miglior vita, e beh, un generale collegato al Ministero della Difesa, se ti permetti di toccarlo finisci male. Quindi alla fine mi sono trovato in una situazione in cui ho detto: boh, non so che fine farò, perché c'è gente che mi pedina, c'è gente, o pedina, scusate, c'è gente che mi minaccia al telefono. Addirittura una volta ho ricevuto una telefonata di una voce elettronica, come se fosse una segreteria preregistrata, dove, senza presentarsi neanche, boh, ha incominciato ad elencare l'esatto contenuto del bagagliaio della mia macchina, premesso che avevo la macchina nuova con le telecomand- con l'antifurto, dentro un garage con l'antifurto, chiusa a chiave. Nonostante tutto, hanno elencato il contenuto della mia macchina. C'è da dire che uno diceva: vabbè, bella forza, avrei avuto la ruota di scorta, il triangolo, il cricket. Sì, vabbè, anche quello. Però avevo anche delle cose che mi ero dimenticato poi di portare a casa, che erano dei costumi medievali, spade, scudi con degli, con delle effigie araldiche particolari, e che quindi nessuno poteva immaginare cosa avevo, e me l'hanno descritte con dovizia di particolari. Quando si ricevono telefonate del genere, che qualcuno poi abbandona la ricerca, lascia perdere, esci dal circuito, finisci male, e io di soldi non ne ho mai né visto né voluto, alla fine ti chiedi: ma chi te lo fa fare? Arrivo subito, sì, no, beh, è chiarissimo quello che abbiamo appena ascoltato, insomma, non c'è tanto altro, almeno da parte mia, da aggiungere. Susi? L'unica cosa che mi viene da aggiungere è che purtroppo in quest'ambiente della ricerca, in modo particolare, capita in tutto il mondo che ci siano, poi sappiamo quante persone, quanti grandi ricercatori siano morti in circostanze misteriose, quanti addotti che hanno iniziato a parlare di cose che non andavano toccate, siano disgraziatamente scomparsi in circostanze altrettanto misteriose. Però insomma, anche in Italia diciamo che c'è una buona fetta di corruzione in questo ambito, potremmo dire così, in questo ambito, anche perché insomma, diciamo che i fatti parlano da soli, senza che proprio dobbiamo aggiungere nient'altro, direi. Sono d'accordo. Marco? Sì, no, chiaramente quello che ci ha detto oggi Valerio è abbastanza sconvolgente, questo è fuori di dubbio, insomma, anche perché io studiando questi argomenti, poi se li studi sui libri, intervisti persone, d'accordo, io ho intervistato tanti addotti, insomma, ho avuto questa fortuna, però ecco, questa è una storia veramente particolare che ti colpisce allo stomaco, questo è chiaro, quindi è un bel approfondimento. Che ti devo dire? Io sinceramente quello che sta dicendo Valerio Guarda che c'è Valerio un attimo con la mano Prego, alzata, non so se lo prego, prego lei. faccio intervenire qui. Certo. Se volete, vi racconto anche l'episodio dell'avvelenamento di San Marino, che è ancora più eclatante come cosa. Poi questo non dico che sia stato ad opera dei servizi segreti, dell'MI6 o cose strane, magari era un fanatico, un fuori di testa. Però comunque io all'ospedale ci sono finito con la lavanda gastrica. Volete che ve la racconto? Ok,
Eravamo al convegno di San Marino, io tutti gli anni ci andavo un po' perché magari parlavano del mio caso, quindi speravo di avvicinare persone che ne sapessero di più, così in effetti è stato. Ho conosciuto Travis Walton, ho conosciuto il colonnello Corso e via dicendo. Un po' perché comunque mi interessava anche l'argomento di per sé, perché voglio dire, chi non è interessato, affascinato dall'ufologia, soprattutto se trattata, almeno così credevo, in modo serio. Beh, in quell'anno lì, che poi ora non mi ricordo se stavo già facendo le ipnosi regressive o le avevo già finite, ora non mi ricordo se ero a metà diciamo, del percorso o ero arrivato in fondo. Comunque sia, mi trovavo nel Teatro Tristan a San Marino, perché il convegno ufologico internazionale si svolgeva lì per ragioni politiche, in quanto San Marino in realtà sei all'estero, anche se sei in Italia. E quando poi ci fu la pausa per andare, diciamo, al ristorante per pranzare, un ragazzo che era venuto con noi proprio per ragioni di sicurezza, ma anche perché comunque gli faceva piacere accompagnarci, ha trovato un bigliettino nella fila dietro dove stava lui, accartocciato per terra. L'ha preso perché lì per lì, devo essere sincero, mi ha detto, pensavo fossero dei soldi. Poi vabbè, ha visto che era un bigliettino, ti viene la curiosità, lo apri, leggi cosa c'è scritto, e c'era scritto ricordarsi dell'impianto elettrico del veleno per topi. Ha preso il bigliettino, l'ha buttato, ovviamente, cosa te ne fai? Vabbè, poi andiamo a pranzo e io poi avevo conosciuto dei ragazzi per l'appunto di Pisa, che facevano parte della sezione di Pisa con Corrado Malanga, con cui ci siamo poi fermati a parlare, quindi è venuto tardi e vabbè, cioè, l'ho detto a, diciamo, le persone che mi accompagnavano, che era Maura, la mia collega, questo giornalista che si è tenuto le cassette, Malanga, gli altri, insomma un po' tutto lo staff, chiamiamolo così. Ho detto, vabbè, vi raggiungo una mezz'ora dopo, dopo pranzo salgo un attimo su in camera, mi riposo un attimo, poi arrivo, tanto il teatro è poco distante. Succede che andando in camera mi sdraio sul letto per rilassarmi un po', va via la luce in tutto l'albergo. Scompare, come se ci fosse un blackout. Però io mi sono affacciato dalla finestra e vedevo che diciamo, nei fabbricati vicini invece la luce c'era. Poi ho cominciato a prendermi dei crampi allo stomaco fortissimi. Proprio, ho incominciato nel giro di 5 minuti a stare male, ma veramente male, al punto di rotolarmi per terra e non riuscire ad alzare la mano per prendere il cellulare e chiamare aiuto. Nel frattempo i miei amici tornano indietro per vedere che fine avevo fatto, perché la mezz'ora era passata, le conferenze stavano per riprendere e volevano sapere se ero pronto, se mi ero addormentato. Poi riarriva di nuovo la luce e mi trovano per terra blu in faccia, blu. Così hanno chiamato un'ambulanza, mi hanno portato all'ospedale di San Marino e lì è risultato che avevo ingerito veleno per topi. Che dire, anche qui, cioè Valerio, io veramente una vita così, insomma, limite, così, insomma, limite tra vita e morte, insomma, poche volte l'ho ascoltata e soprattutto con tutti questi casi così misterici. Quindi, che dire, ti faccio i miei complimenti per essere arrivato ad oggi, insomma, integro, perché veramente, cioè, in qualche modo tante persone non ce l'avrebbero fatta, secondo me, È perché veramente. un bello spirito Beh, quello di sì, Valerio. integro nello spirito, integro, insomma, credo che tante altre persone avrebbero reagito in maniera diversa se avessero reagito in qualche modo. E poi volevo chiederti, effettivamente, te la faccio io una domanda, visto che ho notato comunque sia che hai scritto dei libri, so anche che tra l'altro hai, se non erro, aperto anche una sorta di museo, qualcosa di simile, non so, volevo chiederti effettivamente tu ad oggi di cosa ti occupi e come vanno avanti le cose, ecco. Musei non ne ho, quello no. Vabbè, sì, ho scritto due libri perché all'epoca diciamo, dei primi articoli sul giornale, quando venne giù Malanga per decidere se esaminare il caso oppure no, noi avevamo comunque un'associazione culturale. Dove chiamavamo professori per parlare anche, per esempio, della licantropia, diciamo, del cambio dell'anima dopo un ritorno dal coma, cose di un certo tipo, un certo spessore. Naturalmente c'era di mezzo anche l'esoterismo, spiccio, anche l'ufologia, eccetera. Quindi poi in epoca relativamente recente scrissi due libri, Legura misteriosa con la Castelvecchi di Roma, Non vedi un soldo, e Ghost Watcher, osservatori di entità ancora corporee, sono tecniche alternative ai ghost hunter,
non vidi un soldo di nuovo, quindi decisi di piantarli di scrivere. Quindi se ora ho scritto dei libri di fantascienza per mio uso e consumo, basta, cioè probabilmente poi mi deciderò a spedire a qualche casa editrice, non vedrò un soldo, ma almeno già lo so. Di cosa mi occupo? Mi occupo di produzione di liquori artigianali, di ricette storiche, prevalentemente storiche. Quindi, tanto per citarmi i più famosi, Ipocrasso, Idromele, Ambrosia, Rosolio, il grog della Royal Navy e dei Corsari, che è un po' meno noto, ma ha una storia molto avvincente ed è un costrutto storico, quindi è particolarmente interessante scoprire cosa bevevano a bordo delle navi ai tempi delle, diciamo, delle guerre navali con i pirati. Quindi io ho un negozio e laboratorio dove produco questi liquori, dove li vendo, poi mi diverto un pazzo a farli, però sono quasi astemio, quindi in realtà ne faccio pochissimo uso. Beh, Spirithouse.it, se volete vedere il sito. prego. Spiritshouse.it. Ok, dopo magari lo mettiamo anche nelle descrizioni, ma vedi che alla fine non mi ero proprio allontanato da un museo, perché io sapevo che avevi fatto, cioè, una ricerca su determinati liquori. Tra l'altro ho un amico che mi ha detto: devi assolutamente assaggiare qualcosa perché fa delle cose pazzesche. Quindi in un certo senso c'è una ricerca anche lì un po' alchemica di alcune cose, di alcuni prodotti che a me, io sono come te, non bevo tanto, però in qualche modo apprezzo, insomma, la ricerca di un certo tipo di liquore, alcol e via dicendo. Vado un attimo, torno dai miei amici per sentire se hanno altro da aggiungere. Susi, prego. Che questa storia del veleno per topi non mi stupisce più di tanto perché, giusto per ricordare un evento felice, ricordiamo appunto che le sette donne del libro Rapite di Carla Turner sono tutte morte in circostanze veramente fuori da ogni. Tra l'altro, per quel libro sono morti solo in 9 persone, cioè tutti quelli che c'erano dentro, fra cui Carla Turner, Barbara Bartolick, tutte le donne che insomma avevano rilasciato queste testimonianze, per cui mi viene quasi da pensare, non è che in quel bel 30% di censurato ci fosse qualche discorsetto anche inerente a militari? Perché in genere purtroppo le connessioni che portano poi a quegli esiti sono, lo Infatti sappiamo. è pure per questo che chiedevo appunto se aveva una memoria di una qualche divisa militare o cosa del genere, perché ho immaginato anche come te, insomma, che in quel 30% potesse esserci un discorso un po' più particolare. Prego. Allora, come ricordi, diciamo, post sedute, assolutamente no. Come sogni, a parte quello, direi di no. Però, diciamo, gente non dico in divisa militare, ma comunque che facevano parte di qualche ente, organizzazione, io potrei dirvi, premesso che non ho nulla contro i testimoni di Geova, però non so come dire, quando vedete passare i testimoni di Geova, ve ne accorgete lontano 1 chilometro che sono testimoni di Geova, non so perché non ce l'hanno scritto in fronte, non hanno cartellino, ma ve la date. Okay. E quindi queste 2 persone, c'è stato un periodo che mi venivano dietro, ma dappertutto andavo a comprare, rimanevo sempre a una certa distanza, però me li trovavo fra le palle in continuazione. Poi hanno smesso di seguirmi, però comunque è stato un periodo in termini di mesi che ce l'avevo sempre dietro. Erano vestite in giacca, cravatta, belli, ben, belli tirati, però avevano comunque un aspetto strano. Bene. Bene. Allora, ok, sì, io direi che abbiamo fatto un'analisi quantomeno, insomma, approfondita di alcuni temi che a me personalmente interessavano particolarmente. Adesso chiedo ancora ai miei due colleghi se vogliono approfondire qualche tema, quindi ritorno da Susi, prego. Ah, io volevo fare una domanda un po' inusuale a Valerio. Volevo chiedergli come sta adesso, come va adesso, riguardo proprio a queste tematiche, se sono continuate le interferenze, possiamo chiamarle così, come va? Allora, come va? Durante l'inizio del lockdown ho smesso di fumare, ce l'ho fatta, non fumo più, ho preso 20 kg
e quindi sono un po' sovrappeso. A parte quello, va bene. Per quanto riguarda gli aspetti ufologici, va benissimo, nel senso sono uscito dal circuito, ora potete capire perché ho delle reticenze a rilasciare interviste. Con voi ho fatto un'eccezione perché istintivamente mi ha ispirato la cosa, ma normalmente, ora non è che lo voglio dire per tirarmela o peccare di falsa modestia, ma vi garantisco che dico di no molto più spesso di quanto dico di sì, cioè ho detto di sì a voi, ho detto di no ad altre tre situazioni analoghe, per esempio. Perché comunque non mi ha lasciato una bella esperienza, cioè l'esperienza ufologica che mi immaginavo io era ancora quella romantica dove vedi il film di Spielberg, Incontri ravvicinati del terzo tipo, dove tutti si danno una mano, gli alieni sono buoni, ci stringiamo la mano e conosciamo tutto quello che c'è da conoscere e siamo tutti tranquilli. Assolutamente no, sono tutti stronzi, ve lo garantisco. A tal punto che mentre io collaboravo con Kuhn e facevo il giornalino interno per i soci, che poi veniva messo in rete, c'erano i primi baluardi di internet, quindi i siti internet saranno stati 2 o 3 mila, non di più, no? C'era il sito del CUN, io mettevo il giornalino sulla pagina e poi c'era un neo collaboratore del Centro Ecologico Nazionale che toglieva la mia pagina per mettere la sua, che era un clone della mia, ma per far vedere che lo stava facendo lui, al che mi sono rotto i cosiddetti, e non ho nemmeno più fatto filo diretto, che era l'opuscolo interno del Centro Ecologico Nazionale. Ma questo per farvi capire a che punto eravamo arrivati. Questa è divertentissima. Non faccio nomi in questo caso perché mi dispiace, la persona è morta, però per farvi capire a che punti paradossali, anche comici, eravamo arrivati. C'era un responsabile di una determinata regione, perché il Centro Ecologico Nazionale era concepito a responsabile e vice responsabile delle varie regioni e poi vari collaboratori, no? C'era un responsabile di una certa regione che era il responsabile delle fotografie, cioè lui praticamente riceveva tutte le foto di persone che asserivano di aver fotografato gli scivolanti e quant'altro, e lui le esaminava per dire se erano autentiche o meno. Peccato che era cieco. Beh, Vedete? probabilmente andava a sensazione, insomma, quindi toccando la foto riusciva a comprendere se emanava vibrazioni reali o Era false. un medium, Mettiamola praticamente. così. Senti, io invece Marco, un'ultima domanda prego. che ti vorrei fare è proprio questa, no? Adesso, diciamo, a distanza di tanto tempo da quell'esperienza che hai avuto, cioè torniamo proprio all'esperienza che tu hai vissuto, che penso sia la parte più importante. Poi tutto quello che si è sviluppato intorno alla tua esperienza, mi dispiace veramente che tu lo abbia dovuto vivere sulla tua pelle, perché capisco bene, insomma, che magari tu volevi condividerla con delle persone anche per avere un'idea di quello che ti era successo, invece poi ti sei trovato coinvolto in una situazione che magari di certo non ti aspettavi. Però avendo messo questa distanza, tu oggi dici, chiaramente metto tutto in discussione, no? Adesso se tu togli tutta l'esperienza che è avvenuta dopo, diciamo, a chi ti sei affidato, eccetera, eccetera. Visualizzando soltanto quell'esperienza che hai avuto da ragazzo a 14 anni con quel ragazzo che ha vissuto quell'esperienza insieme a te, ecco, ad oggi ti sei fatto un'idea di quello che è realmente successo, di quell'ora che hai perso? Beh, diciamo, allora, gli oggetti che ho visto direi che paradossalmente sono la parte forse più semplice da giustificare, quantomeno che io mi giustifico in un certo modo. E posso pensare, magari erano degli ordigni telecomandati, dei prototipi, ovviamente terrestri, pilotati da qualcuno. Prego. Ok, praticamente si ha notizia di questi globi luminosi, ma sono tipo... Sì, circa 30 anni che ci sono delle informazioni molto precise su che cosa fanno esattamente, su come agiscono. Vengono chiamati letteralmente globuli per il controllo mentale. Quindi già diciamo dagli anni 80-90, Carla Turner e Barbara Bartolic avevano raccolto delle cose molto interessanti riguardo a questi globuli che potevano cambiare forma e dimensione, ma il loro meccanismo principale, ed erano di origine meccanica palesemente, era proprio il controllo motorio mentale, cioè mandava gli addotti in stato ipnagogico, letteralmente li faceva agire come volevano. Quindi è controllato in remoto, noi sappiamo questo, quindi letteralmente controllo mentale, sì.
Valerio? Ah, ok, questo non lo sapevo, devo essere sincero, non avevo proprio notizia dell'utilizzo di questi, diciamo, dello scopo di questi oggetti. La cosa che posso dire, avendo letto poi il libro, mio malgrado, è che in ipnosi regressiva li descrivo leggermente diversi. Quindi io ti posso dire, da sveglio, ricordi da ragazzo, sempre visti, ricordati in questo modo, delle sfere che sembravano vetro smerigliato, vetro opaco, grosse come tipo un pallone da calcio o una pala da bowling, con dentro questa luce che però non rifletteva la luce nel suolo. Però in ipnosi regressiva li descrivo, tra virgolette, più meccanici, cioè con delle lamelle che giravano intorno, che creavano una specie di sibilo o, diciamo, depressione pneumatica, che è poi lo stesso principio per cui gli elicotteri si sollevano con le pale che girano, no? E queste lamelle che io descrivo, o mi pare che mi avessero detto che le ho descritte come ci sono certi camini sui tetti, e vicino ci sono queste ventole credo, di cambio d'aria, che sono delle sfere con queste lamelle che girano a seconda di come colpisce l'aria, e sembra che siano in realtà governate da un motore, ma in realtà è l'aria che le fa girare. Io le descrivo così, diciamo, più meccaniche, con queste lamelle che girano intorno. L'idea che mi sono fatta, al di là delle notizie che ho appena preso ora, è che fossero dei ricognitori, mettiamola così, delle sonde, i cui sensori, diciamo, potevano dare una telemetria del luogo che poi trasmettevano a chissà chi per chissà cosa. Ecco, quindi diciamo che quella è la cosa più semplice da spiegare, come è plausibile pensare che fosse una cosa del tutto terrestre. Certo, rimane ancora insoluto il discorso del missing time, quindi 47 minuti mancanti che nessuno è riuscito a spiegare, io men che meno. Anche se in ipnosi regressiva dico che questi 47 minuti io da lì sono sparito, sono andato sull'astronave, ho visto questo, ho visto quello, però tutte cose A, dette in ipnosi, B, io non le ho sentite, C, chi dice che sia vero? Cioè, il discorso è molto semplice, no? Però i 47 minuti mancano, le cicatrici sul corpo ci sono. Queste sono le cose che non ho ancora avuto una spiegazione. Poi ci sarebbe anche da dire il fatto che inspiegabilmente io ho disegnato dei simboli, sempre in ipnosi regressiva, perché poi l'ho visto pubblicati sul libro, no? E sono curiosamente molto simili ai simboli che poi hanno trovato nel Santilli footage, diciamo i filmati dell'autopsia dell'alieno. Vi ricordate, c'erano due filmati, uno che è, diciamo, squisitamente dedicato all'autopsia, l'altro ai contenuti dei rottami nella tenda, e c'è una trave a forma di H che per l'epoca era, diciamo, un'innovazione tecnologica, no? Perché offriva un'elevata resistenza alla torsione meccanica, e aveva in mezzo alle lamelle dei simboli, la maggior parte dei quali riconducibili a quelli che avevo disegnato io, però questo filmato non l'avevo mai visto, e che uscì poi mesi dopo. Ecco, queste sono le cose che io non mi spiego. Le coordinate geografiche, che però a questo punto è successo a te, che è Malanga che dice che io ho dato delle coordinate geografiche di una base francese, una specie di equivalente dell'Area 51, e che questa non mi ricordo se nel libro poi viene detta o meno. La famosa copulazione con l'aliena, che se la potevano risparmiare, però vabbè, nel senso. Lui ha ritenuto opportuno pubblicarlo, io non lo so se l'ho detto davvero o se è frutto della fantasia di qualcun altro. Comunque sia, le domande sono tante, le risposte molto poche, anzi, per quanto mi riguarda, direi nessuna. Marco? Sì, guarda, io direi che ti dovresti basare più che altro su quelle che sono le prove effettive, ciò che hai visto tu con i tuoi occhi, i segni che hai sul tuo corpo, che sono le uniche prove effettivamente di un'esperienza, i 47 minuti persi, al di là delle interpretazioni che poi ci sono state di tutto questo, no? È su questo secondo me che ti devi basare, perché effettivamente sono prove che tu hai vissuto sulla tua pelle, quindi insomma, voglio dire, questo non te le può togliere nessuno. Poi, se questa esperienza, diciamo, di ipnosi regressiva ha trasformato anche questi oggetti in oggetti più metallici, è perché lo hai trovato sul libro o perché ne hai memoria proprio tu? Chi lo sa? Anche lì, va a sapere.
o perché magari ho visto un'immagine del genere, un oggetto del genere su qualche tetto che girava, mi ha particolarmente incuriosito. Poi quando mi hanno chiesto come sono fatte le sfere, ho fatto un'associazione in ipnosi regressiva, può essere anche quello. Cioè io le descrivo in modo leggermente diverso, chi dice però che erano davvero così? E per quello che dico, sì, il mio caso suscita tanto interesse, però secondo me è giusto quello che hai detto tu ora, cioè basarsi su quello che hai, che è molto meno rispetto a quello che si dice nel libro, però sono quelle 3-4 cose in croce che però ci si può ancora discutere sopra, porre dei, diciamo, delle domande, metterci dei dubbi, quindi sono risposte che poi, cioè domande che non hanno risposta, ma almeno si parte su qualcosa di concreto. Tutto il resto, quello che ho detto in ipnosi regressiva, forse è vero tutto, forse è vero in parte, forse non è vero niente. Io purtroppo non ve lo posso confermare perché non mi ricordavo nulla, le cassette non ce l'ho, rimane l'aspetto legale che avrebbero dovuto darmi e si sono rifiutati a sentire loro per la mia sicurezza. Secondo me, perché ci volevano speculare e credo che Malanga ci sia anche riuscito particolarmente bene ed è per questo che non me l'ha voluto dare. Perché comunque lui continua a favoleggiare di teorie che sono andate ben oltre l'umana ragione, partendo però dal fatto delle mie ipnosi, come dire, ah, Lonzi è stato il battistrada per una nuova scienza. Susi? Sì. Una domanda fuori contesto, Valerio. Hai mai fatto gli esami con la lampada di Wood? Ahimè, sì, ma anni dopo, quindi non c'era più niente. Ah, ok. Se mai ci fosse stato qualcosa... Cioè, ormai io so che, bello, così mi hanno detto, che determinate tracce, no, quando un addotto, se è vero che è tale, è stato, se è vero che è stato toccato da un alieno, poi nell'arco delle 48 ore sotto una lampada di Wood o di più, non lo so, comunque nell'arco di un breve periodo di tempo vede i segni, ma io questa cosa qua l'ho detta anni e anni dopo, mai. Cioè, non credo che... No? Ok, posso? Allora, i controlli a lampada di Wood generalmente sì, nel senso alcuni sostengono che dopo il rapimento, io personalmente non l'ho mai visto, ma dopo il rapimento ci siano queste tracce luminescenti sul corpo degli addotti che assomigliano ad una specie di disinfettante, si suppone, perché poi è una traccia delebile, quindi dopo la doccia, dopo una pulizia se ne vanno. Invece c'è altri generi di tracce che sono state studiate da Daryl Sims e il dottor Roger Lair, appunto, che sono permanenti, sono macchie a vita e vengono chiamate in medicina a livello medico, si tratta di elastosi cutanee, quindi l'ustione di 7 strati di cutanei, letteralmente un'ustione molto profonda che richiederebbe mesi per la guarigione. Invece queste persone si ritrovano con letteralmente dei disegni sulla pelle rilevabili esclusivamente a lampada di Wood e sono a vita però. Quindi bisogna fare dei controlli molto approfonditi con una lampada di Wood 395 nm, quindi nanometri, e sono delle lampade a ultravioletti. Ma va controllato tutto il corpo, non solo le cicatrici, anzi le cicatrici si possono anche tralasciare perché ormai sono manifeste. Però bisogna controllare da testa a piedi e in genere quando ci sono questi particolari disegni, sotto ci sono i microchip. Soprattutto se hai questo scavo a cucchiaio, no? Scoop mark, sì. Allora, cioè, effettivamente non mi sono passato la lampada di Wood addosso, quindi non te lo so dire. Questa è una cosa che, devo essere sincero, tra l'altro non è venuto in mente a nessuno, nemmeno al Centro Ecologico Nazionale, che io ci sta che potevo non saperlo, ma loro avrebbero dovuto quantomeno suggerirmela, perché passarsi una lampada di Wood addosso credo che non costi più di tanto. Cosa costa? 30, 40, 50 euro al massimo, attacchi alla spina, no? Cioè, quindi ci vuole, ecco.
cosa vuoi che ci voglia? Non l'ho mai fatto, posso provare a farlo così per divertimento. Non credo proprio di trovare nulla, ma comunque perché no, tentare una nuoce che costa. Per quanto riguarda invece gli impianti, pur non avendone rilevati da lastre, perché mi hanno fatto anche quelle, devo dire che da bambino mi sanguinava spessissimo una delle due narici, se ricordo, doveva essere la sinistra. E poi vengo a sapere che è proprio dalla narice sinistra che introducono l'impianto nel setto nasale, non so se per motivi di monitoraggio o che cosa, ma comunque poi, penso che poi venga rimosso. E effettivamente io ho la cartilagine dalla parte sinistra lesionata fin da bambino. In ipnosi regressiva dico che ho avuto contatti in quattro periodi della mia vita. Due prima dell'episodio del campeggio, quello del campeggio e uno all'età di 17 anni. Quindi i due prima del campeggio, il primo ero proprio un bambino e di conseguenza potrebbe essere ricollegabile a quel periodo. Però sono sempre cose dette in ipnosi regressiva. Susi? È un quadro, per me la parte assolutamente più interessante è la testimonianza di Valerio, i suoi ricordi, quelli che si ricorda adesso con noi mentre siamo qua seduti tutti insieme, le sue supposizioni, le sue sensazioni. Penso che sarebbe un caso davvero, davvero ancora da studiare. So che Valerio non ne ha voglia e signori, ha ragione, nel senso, ad un certo punto neanche due palle così di essere letteralmente sballottato, tormentato per poi non avere risposte. Quindi Valerio, io ti capisco benissimo, però è un caso che secondo me andrebbe ancora studiato, magari in un modo un po' più umano. Un po' meno invasivo e un pochino più anche condiviso in qualche modo. Ma, non è che io non ne abbia più voglia, è che gente del Centro Ufologico Nazionale fra i piedi non ce la voglio più, perché comunque è vero che sono passati tanti anni, è passata tanta acqua sotto i ponti, però intanto Corrado Malanga continua a rompere le palle, di conseguenza continua a speculare sulla mia storia, a ripubblicare il mio libro, stampa con ristampa, altra ristampa, a fare conferenze sparando, scusate, il neologismo, cazzate a nastro, e alla fine poi non è che io ci faccio una brutta figura o ne esco con l'immagine lesionata, è lui che ci fa la figura del folle, perché quando dice che non tutti nascono con l'anima e che l'anima viene trapiantata dagli alieni, mi sembra di aversi un po' sforacchiato, eh? E quindi stavo per usare un altro frasario, ma comunque ci siamo capiti. E quindi lui è convinto che le cose stanno così, e va bene, ok, ha trovato un modo per fare spiccioli sulla mia storia, va bene anche quello, però ecco, questa non è ricerca, questa è follia. Allo stato puro. Questo non è più un ricercatore che vuole aiutare le persone, vi dirò di più. Io una volta, in epoca relativamente recente, quando pubblicai il secondo libro, quindi Ghost Watchers, Osservatori di Identità Incorporee della Cordero Editore, dopo si voleva pubblicare anche diciamo, il mio memoriale. Quindi in buona sostanza, in maniera un po' più approfondita, perché sarebbe stato scritto quello che vi sto raccontando questa sera. E quindi l'editore mi disse, visto che comunque hai avuto a che fare con Malanga e per l'ipnosi e perché era nel CUN e perché lo conosci, sei andato a trovarlo tante volte, anche a casa sua, chiamalo e vedi un attimo se ti dà un supporto, se ti dà qualche notizia, eccetera. Bene, io sono stato messo, tra virgolette, in sala di attesa virtuale, ho spedito un'email. Mi ha risposto un collaboratore di Malanga dicendo: ma questo chi è? Che cosa vuole? Cioè, non hanno avuto neanche la cortesia di usare il mio nome e il mio cognome, sapendo che Malanga mi conosce benissimo. Quindi il signor Malanga si è rifiutato di parlarmi dopo che A non mi ha dato le cassette, B ha pubblicato un libro senza autorizzazione, C non mi hanno rimborsato neanche i costi delle visite. E andiamo avanti, di continua a ripubblicare libro sul libro sul libro, quindi diciamo lo stesso volume della Rizzoli, no? Edizione Bonpiani, che è un ramo della Rizzoli, senza chiedere uno straccio di delibera dal sottoscritto, perché comunque tu stai parlando della mia vita, ok? Addirittura non vuoi neanche rispondermi a un'email. Ecco, questo è Corrado Malanga, questa è la persona che sta analizzando altri poveri disgraziati che non sanno con chi altri parlare.
Io tutte le volte che qualcuno mi contatta su Facebook e mi chiede in forma privata, ho avuto questa esperienza, ho visto quello, ho visto quella, ti dico guarda, lascia tientelo per te, tientelo. Non lo raccontare in giro, perché se no fai la fine che ho fatto io. Questo è quanto. Quindi non è che io non ne ho voglia di, diciamo, e rimettere in discussione il mio caso, perché comunque sono il primo che lo fa, e tentare di scoprire qualche cosa, di analizzarlo, di approfondire, ma di sicuro non con quelli del CUNE, neanche con quelli del CISU. Io personalmente non ho mai, diciamo, avuto a che fare con determinati ambienti, determinate cose, ma un po' anche per sensazioni mie personali, non ho mai approfondito. Marco lo sa bene, ormai mi conosce, il tema, diciamo, ufologico io l'ho aperto qua in questo canale proprio per farmi spiegare da amici in questo caso, perché per me Susi e Marco sono degli amici, la loro opinione su tutto quello che è, insomma, il campo ufologico nazionale e internazionale in qualche modo. Quindi per quanto mi riguarda io non ho assolutamente le capacità. Questa sera ovviamente ho dei tasselli in più per poter avere le mie idee, che restano ovviamente le mie idee. Marco, prego. Sì, insomma, voglio dire, io, come ho detto prima, insomma, le esperienze che ha fatto lui sulla sua pelle sicuramente sono da tenere in considerazione, così come secondo me sono da tenere in considerazione anche l'esperienza della madre, di questa famosa esperienza che ha avuto e di cui gli ha dato conferma anche la madre, insomma. Questa nascita di un figlio che è durato, mi sembra che hai detto 12 o 13 ore, insomma, che aveva una conformità un po' particolare. Sono tutte sensazioni, sono tutte situazioni che secondo me vanno messe in fila una all'altra, perché qualcosa c'è, le tue ferite, comprendere perché hai quel tipo di ferite più che altro, perché se comunque non hai nessun tipo di impianto, perché hai fatto delle lastre, eccetera, eccetera, quindi hai potuto comprovare questo, bisognerebbe capire anche che tipo di operazione è stata effettuata sul tuo corpo, no? Lo scavino che hai magari sulla gamba, il fatto dei tre segni, due più lunghi e uno più corto. Insomma, voglio dire, sono situazioni in cui bisognerebbe approfondire da un punto di vista molto più scientifico, cioè andare a vedere sotto quello che c'è. Sì, prego. Mi viene in mente adesso che quando feci tutta questa serie di esami che poi non hanno diciamo, portato alla luce nulla di sconvolgente, è risultato però che già all'età di 14 anni risultava il mio scheletro con una calcificazione precoce delle ossa e una quantità di calcio davvero superiore alla norma. Poi io non so se a livello ufologico in altri stati tipo America ci sono casi di questo tipo, però ecco, l'unica anomalia forse che si può portare in evidenza è una calcificazione precoce come quella di un adulto e un surplus di calcio nello scheletro già all'età di 14 anni. Poi non so se può essere di qualche aiuto o rilevanza. Marco? Sì, sicuramente questa è una notizia abbastanza rilevante, insomma, questo penso che lo sappia anche Susi, quindi effettivamente non è il primo caso questo in cui c'è una calcificazione eccessiva in corpi anche fin troppo giovani come il tuo. Bisognerebbe, ecco, più che altro io farei un approfondimento se fossi in te, se ancora ne hai voglia, chiaramente se non vuoi buttarti ancora tutto alle spalle, che sarebbe anche cosa giusta, voglio dire, perché se avessi vissuto quello che tu hai vissuto probabilmente l'avrei già tutto cestinato proprio per continuare a vivere la mia vita serenamente. Però se hai ancora voglia di scoprire qualcosa, magari ecco, da un punto di vista molto più scientifico, più empirico, cioè andare a vedere effettivamente cosa sono queste ferite che ancora hai, che possono essere ancora studiate, capire se c'è stato effettivamente un certo tipo di sutura, comprendere se effettivamente al di sotto di queste ferite c'è qualcosa, nello scavino c'è qualcosa, perché a volte, sai, ad un esame approssimativo magari non sorge niente, poi magari in seguito si possono vedere cose un pochino più interessanti. Però questo chiaramente è una scelta che deve essere tua e che nessuno ti deve obbligare a fare assolutamente. Cioè nel momento in cui ti sentirai pronto ad affrontare un discorso del genere, se ti sentirai pronto, lo farai, altrimenti continuerai a fare bellamente i tuoi liquori che ti danno soddisfazione, e secondo me è la cosa più bella del mondo che puoi fare, ecco. Bene, bene, io direi che facciamo un giro di saluti, così almeno per questa sera, diciamo, abbiamo più o meno avuto, insomma, una puntata ricca di informazioni che a quanto pare erano scivolate un po' a destra e a sinistra, e questa sera Valerio ce l'ha gentilmente diciamo donate, e quindi noi le prendiamo e le ridistribuiamo, diciamo, a tutti quelli che hanno voglia di ascoltarle in qualche modo. Sempre per cavalleria inizio con Susi per un saluto finale, per una conclusione, prego.
Ragazzi, ciao, è sempre un piacere, è stato un piacere tra l'altro conoscere Valerio, conoscerlo direttamente, sentire raccontare da lui questa storia ha veramente tutto un altro aspetto, eh. Prende tutta un'altra piega, è stato super interessante, super bello. Poi sono sempre molto contenta poi di stare con voi e di incontrare questi ospiti super, super, super unici nel loro genere. Quindi grazie Valerio e grazie Marco e grazie Adri. Grazie a te, cara Susi. Marcolino, prego, in chiusura. Sì, che posso aggiungere, insomma, voglio dire, la cosa bella del racconto che c'è stata di Valerio è che il modo in cui l'ha raccontato, l'emotività che ci ha trasmesso, che secondo me, insomma, è stato qualcosa di differente da tante altre interviste. Io, insomma, ti ho detto, ne ho intervistati di adulti anche molto famosi, insomma, che sono stati su Italia 1, sui famosi Mistero, eccetera, eccetera. Però, insomma, l'emotività che ci ha trasmesso e con anche una bellissima, un bellissimo spirito. Ecco, io trovo veramente in quest'uomo uno spirito fantastico, perché insomma quello che ha vissuto è abbastanza pesante, eppure qui fa il suo lavoro, fa una cosa che ama. E ecco, io questo ritengo che sia il miglior modo per superare certe situazioni. Quindi, ecco, gli auguro semplicemente di poter continuare a fare liquori antichi per i prossimi 30 anni e lo ringrazio veramente per averci reso partecipi della sua storia. Grazie davvero. Valerio, in Valerio, in conclusione. conclusione. In conclusione, intanto non mi sono sbagliato a livello istintivo, sapevo che sarebbe stata una bella esperienza. Diciamo, se poi fosse stato il CUN, probabilmente sarei ancora nel CUN. Però purtroppo così non è. Vabbè, io che dirvi, a disposizione ci resto, quindi ci sono, se volete farmi altre domande non c'è nessun problema. La cosa mi è piaciuta, l'esperienza mi è piaciuta, magari fossero state tutte così. E vi dico anche il perché. Anch'io sono stato in tutte le trasmissioni, me le sono praticamente sciroppate tutte. Ma anche qui vorrei un attimo sfatare alcune male lingue. Dicono: ah, sei andato da Costanzo a Misteri, a Il Bivio per farti pubblicità, pubblicità di che? Io non ci ho guadagnato mai un soldo, mi sono sempre pagato tutto, alberghi, viaggi, tutto quanto. L'ho fatto per un'unica ragione, che non è mai stata resa pubblica. Il generale Marcelletti, quando era vivo, mi disse: dal momento che rischi, data la natura dell'argomento che tratti, che trattiamo, di cui sei, diciamo, partecipe tuo malgrado, fai in modo tale che il tuo nome sia sempre sulla bocca di tutti. Quindi, quando ti invitano alle trasmissioni, non rifiutare, vacci, perché è più facile far sparire uno di cui non se ne parla più, piuttosto di uno di cui se ne parla sempre. E allora questa è la ragione del perché io andavo alle trasmissioni. Poi siamo arrivati a un punto di non ritorno in cui non ce la facevo più, ho piantato lì, mi hanno minacciato, telefonate anonime, il veleno a San Marino. Però uscendo poi dal circuito, ora vivo la mia vita bello sereno, gli alieni ci sono, chissà dove sono, chi se ne frega, io sono contento così, vado benissimo così. Poi se vogliono vengono loro stavolta, non mi mandano quelli del CUN. Bene, bene, ottimo. Io direi che è stata una puntata. Anche io, guarda, Valerio, devo ammettere che dal momento in cui ti ho contattato ho detto sicuramente verrà fuori una chiacchierata decisamente bella e alternativa. Questo Marco può confermarlo perché io sono giorni che gli dico quando arriverà Valerio vedrà che faremo una puntata stratosferica. E io dal mio punto di vista posso dire che questo è stato, soprattutto per le emozioni, perché io quello che ho visto in Valerio è la stessa cosa che ha visto anche Marco e anche Susi, è un'emozione, una sensazione trasmessa e a me ne è arrivata quella sensazione, anche se è tra chilometri di distanza e divisi anche da uno schermo digitale, quello che è, però a me mi è arrivata una fortissima emozione e quindi quando l'emozione ti arriva vuol dire che quello che è stato detto è tutto vero per me. Quindi grazie ancora Valerio, sei stato veramente gentilissimo. E ragazzi, che dire? Io andrei in sigla e poi noi magari ci rivediamo appena finita la sigla per una chiacchiera finale. E grazie a tutti quelli che hanno, diciamo, ci hanno fatto compagnia questa sera e come sempre sostengono i progetti del punto di vista. Vi aspettiamo alla prossima puntata. Buonanotte.